Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Allora, la Juventus, secondo Nicolò Schira, programma anche il futuro e non lo fa semplicemente guardando la prima squadra, ma lo fa anche andando a pescare quei giovani talenti che potrebbero, insomma, in futuro essere grandi giocatori. In maniera particolare, ragazzi, c'è un ragazzo che insomma, sta facendo parlare veramente molto di sé in questo periodo, che si chiama Tommaso Mancini ed è un giocatore che gioca nel Vicenza. Io adesso vado giustamente a prendervi, diciamo, tutto quello che questo ragazzo effettivamente sta facendo. Questo ragazzo non è neanche maggiorenne. Voi sapete che su questo canale, insomma, avete trovato sempre comunque video sui giovani talenti che segue la Juve. Vi presento questo giovane in modo tale anche da darvi un pochino un'idea. Prima di iniziare, come ovviamente al solito, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni ovviamente nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va ovviamente iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati. In descrizione trovi OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio ed è gratis, e poi ovviamente trovi anche i miei link social che sono sempre importanti perché lì puoi seguirmi. Premessa, parlando di Mancini, in un momento in cui la Juve l'ha quasi preso, io non so se questo giocatore nel momento in cui verrà pubblicato il video sarà preso oppure no, però adesso io so che al 90% è fatta. Però giustamente non posso dare nel video le ufficialità, forse lo darò nel titolo perché nel momento in cui lo pubblicherò sarà già fatto, però nel momento in cui sto girando sono molto vicine appunto a questo giocatore. Mancini, che tipo di giocatore è? Innanzitutto credo che si sia magnato un po' di fertilizzante, un po' di proteine, quelle buone, perché sto ragazzo ha 16 anni, 17 anni, alto 1,95, una cosa clamorosa, a belva praticamente, un armadio, che gioca come punta centrale e che ha giocato nelle giovanili del Vicenza e che quest'anno ha esordito anche in Serie B. Quindi pensate un po', sto ragazzo giovanissimo ha esordito in Serie B, non solo ha esordito, ha pure giocato 8 partite, poi che non abbia segnato, raga. Cioè, quello voglio dire, e non è da tutti, sicuramente il ragazzo è tanto giovane e quindi di conseguenza deve migliorare. Però, insomma, non ha neanche 18 anni, ha già esordito in Serie B, ha fatto parecchie gare. È una star, diciamo, è il bomber, è il punto, è il grande nome, ecco, della primavera, ovviamente, della Vicenza. E quindi la Juventus è molto vicino a lui. Io voglio fare un discorso un po' particolare, vi devo dire la verità, perché innanzitutto chi è questo ragazzo e perché la Juve lo segue? La Juventus ha cominciato a seguirlo perché nell'under 19 di questa squadra, cioè nell'under 19 del Vicenza, sto ragazzo ha cominciato a segnare tanti gol, ma intendo proprio tanti, ok? Nelle amichevoli, nelle gare ufficiali, nei tornei, sempre e comunque questo ragazzo era finito sui giornali. Okay? Ed è considerato infatti dalla critica calcistica uno dei migliori giocatori giovani, appunto uno dei migliori talenti giovanili della nazionale italiana. E la Juve lo sta prendendo, l'operazione dovrebbe assestarsi attorno al milione, milione più bonus, per cercare di portarlo subito in primavera e poi dall'anno prossimo portarlo subito in Under 23. Perché pare che questo giovane sia appunto dotato di qualità veramente, veramente, veramente importanti. Che tipo di giocatore è? È una punta centrale. Io qui ho gli appunti che ovviamente ho preso insomma su di lui. È un giocatore centrale, forte fisicamente. Quindi la sensazione che tu hai quando gli dai palle è che lui gli possa planare pure un aeroplano, pure un Godzilla gli va a fare dei contrasti e lui rimane in piedi. Quindi è un giocatore che fisicamente regge molto, cioè per metterlo a terra ci vuole un po' perché è grosso. Ed è strutturato dal punto di vista, diciamo, fisico. Quindi si sta parlando, nonostante la giovane età, di un ragazzo che fisicamente è un po' avanti rispetto ai suoi coetanei. Poi, tecnicamente, diciamo che deve migliorare delle cose. Ad esempio, la sensazione che ho è che quando deve servire un compagno in profondità e si trova lui arretrato per andare ad aiutare la squadra, deve vedere l'inserimento di un compagno, quando lui prova a fare questo passaggio in profondità trova dei problemi perché la sensazione che tu hai è che lui non abbia visione di gioco, che per una punta non è una qualità, diciamo, fondamentale, ma per le punte moderne sì. Questo
quindi devi migliorare la visione di gioco quando vai ad attaccare. Tecnicamente diciamo che ha una buona tecnica, ma non è eccelso, io lo devo dire. Alcune volte fa degli errori banali, tecnici, tiri schiacciati, troppo forti, deve migliorare quello. Se va a migliorare quello, ragazzi, comunque riesce a segnare ancora di più, perché già adesso segna tanto per essere un giocatore di 18 anni. Quindi è un giocatore che la Juventus non vuole assolutamente farsi sfuggire perché ritiene che comunque questa squadra abbia bisogno di un giocatore appunto come Mancini. È un giocatore che per quanto mi riguarda vale molto, vale un investimento importante, vale un investimento secondo me anche a livello economico di un certo spessore, che 1 milione di euro è poco, però comunque per un ragazzo di 18 anni che proviene dalle giovanili del Vicenza, insomma, è una cifra importante dato il contesto. Ritengo che lui sia un buon talento, è bravo fisicamente, è bravo tecnicamente, deve migliorare quella cosa là. Cioè, la sua tecnica individuale alcune volte risente un po'. La sensazione è che nella formazione di questo giocatore si siano concentrati tanto sul piazzamento, meglio, non, diciamo sul posizionamento, o meglio neanche sul posizionamento, diciamo sulla, se vogliamo, anche proprio sulla tenuta, ecco, fisica di questo giocatore, ma abbiano trascurato un po' la tecnica. E ti sto parlando di un giocatore che a me piace, perché gioca molto di istinto. Cioè, la sensazione che tu hai quando lo vedi giocare è che non hai mai la percezione che lui pensi alle cose. Sto parlando di istinto, ok? Il calcio è istinto, no? Per quanto si possano raccontare che il calcio va programmato, il calcio è uno sport, tutti gli sport sono fatti di istinto. Il gesto atletico è istinto, il gesto tecnico è istinto, quello che ti porta poi a fare determinato è istintivo, quindi essenzialmente l'istinto del mondo del calcio conta. Poi c'è chi ha un istinto da eccellenza e che ha un istinto da giocatore buono. Lui ancora è presto per dire che tipo di istinto ha, ma la sensazione che ti dà mentre gioca è che lui non pensi a quello che fa mentre gioca, ma agisca di istinto. Cioè, lui deve tirare in porta, lui non è che pensa a sistemarsi il pallone, lui tira, appunto. In un nanosecondo vedi la palla parte, deve aprire per l'avversario, deve cercare di superare un avversario in velocità. Lui non si crea il problema che deve passare in mezzo a 3 giocatori, lui ci passa, appunto. Poi come la fa? Può cadere, può sbagliare, però lui è istintivo. Cioè lui ha questa cosa che deve provare a fare, questa cosa qua. E quindi è un attaccante che diventa, anche se vogliamo, complicato da analizzare, perché tu non sai mai quello che fa. Anche per chi se lo trova di fronte, marcare un giocatore come Tommaso Mancini per un ragazzo dell'età di Tommaso Mancini è un po' complicato, perché ti trovi di fronte a un giocatore che è un po', sai, come quando tu ti trovi di fronte a un qualcosa, sai, che ti, se vogliamo, ti dà meno chance, no? Come quando sei di fronte alla persona che ti piace e lei o lui, se siete delle ragazze o avete, insomma, i vostri, non so quali siano, insomma, i vostri gusti sessuali, insomma, ma a prescindere da tutto, quando vi trovate di fronte alla persona che vi piace, maschio, femmina, che sia, quello che vi pare, comunque lei troverà sempre un modo per spiazzarvi, no? O lui troverà sempre un modo per spiazzarvi. Ecco, guardare Tommaso Mancini giocare per un difensore della sua età è un po' questo, cioè avere di fronte un giocatore che non sai bene che cosa farà, perché può capitare la partita in cui lui si lancia in aria, può capitare la partita in cui lui gioca fuori aria, può capitare la partita in cui essenzialmente lui riesce a domare la palla, ma non la. Cioè, è un giocatore che è come se fosse soggetto a dei cambiamenti. Non ha uno stile di gioco definito. Lui cerca di far valere questo fisico, ma la sensazione che ti dà è che lui abbia capito che il fisico non basta e che quindi stia cercando di uscire fuori da questo, diciamo, livello, per entrare poi in un altro tipo di livello. E questo, secondo me, è una delle cose più intelligenti che un giocatore possa fare, perché vuol dire avere la possibilità di migliorare senza avere l'aiuto di qualcuno, cioè cercare di capire qual è il momento in cui tu devi migliorare o qual è il momento in cui non puoi migliorare. Io penso che un giocatore come lui, alla Juve in generale, possa solamente migliorare, appunto. Cioè venire qui,
venire qui con le nostre squadre, con la nostra competitività, con i nostri allenatori, può solo migliorare. Punto. Ovviamente, ragazzi, ovviamente, io ti sto parlando di un giocatore giovane, quindi essenzialmente stiamo parlando di un giocatore che ha ancora tanto da imparare. Però non me la sento io oggi di dire non lo prendere perché magari mio non mi piace, se io lo vedo giocare, ti dico, secondo me è un signor attaccante per l'età che ha. È un signor attaccante per l'età che ha. E quindi se c'è modo di prenderlo, se c'è possibilità di prenderlo, secondo me lo devi prendere, perché è bravissimo veramente, è veramente bravissimo. Io vado a leggervi qualcosina di quello che avevo scritto qui, ho scritto attaccante completo. Piede destro, che tra l'altro piede destro, però lui col sinistro fa molto, calcia prevalentemente col destro, ma è bravo anche col sinistro. È praticamente un colosso in campo, quindi le palle aeree sempre. È molto bravo, molto molto bravo dal punto di vista, sapete, tattico, che è una cosa rara. E mi hanno detto, perché io poi quando mi metto addosso a qualcuno, che devo fare un video su qualcuno, faccio un po', sai, l'investigatore della situazione, quindi faccio telefonate, vecchi contatti, eccetera, eccetera. Chi ha visto, chi lo conosce, mi ha detto che lui ha un'umiltà e una capacità di allenarsi che lo rendono ancora più importante. Quindi, questo giocatore qui è un giocatore dotato di grande qualità. Io una chance gliela darei. Perché se tu non dai una chance a questo giocatore, credimi, stai sbagliando tutto. Cioè, stai sbagliando veramente tutto. Cioè, io ripeto, qui io prendo sempre qualche, sai, se prendo sempre degli appunti, faccio sempre degli appunti sui giocatori che visiono, proprio perché quando vengo poi nei video vi devo dire, ho scritto fisicamente longilineo, quindi ti faccio capire che è magro e deve rinforzarsi fisicamente, ma non perché lui non sia abbastanza forte. Ti ripeto, è difficile da mandare giù a livello fisico, ma se lui si rafforzasse ancora di più, diventerebbe molto più semplice per lui fare tutto, cioè fare tutto il resto. Quindi centravanti, modo dinamico, ho scritto io, perché da questo punto di vista ti sto parlando di un giocatore che è dinamico nel movimento, quindi non sta fermo davanti alla porta, tu lo vedi un po' ovunque. Quindi è un ottimo giocatore, fatemi sapere nei commenti che ne pensate.